giornalista abbiamo adesso in diretta è Mario di Medjugorje, che ci riferisce il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 gennaio 2023. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi 25 gennaio, come ogni 25 del mese, la Madonna ci ha dato seguente messaggio. Cari figli, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Perciò pregate e nelle vostre giornate fate sacrifici con il digiuni e la penitenza, perché Dio vi doni la pace. Il futuro è al bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Perciò l'umanità va verso perdizione. Voi, figlioli, siete la mia speranza. Pregate con me affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima e qui. Pregate e testimoniate la pace intorno a voi e siate uomini di pace. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Gospana medala večeras, poruku kao svakog 25. i ovog 25. siječan 2023. Gospa je rekla ovako: draga djeco, molite se sa mnom za mir, jer Sotona želi rat, mržu u srcima i narodima. Zato molite i žrtvujte vaše dane postom, pokorom, da vam Bog da mir. Budućnost je na raskrižju, jer moderni čovjek ne želi Boga. Zato čovječanstvo ide prema propasti. Vi ste, dječice, moja nada. Molite se sa mnom kako bi se ostvarilo ono što sam započela u Fatimi i ovdje. Molite i svjedočite mir u vašem okružu i budite ljudi mira. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Allora Maria, come siamo d'accordo, tu ci leggi il messaggio, dai un saluto, un incoraggiamento ai nostri ascoltatori, poi io provvedo a commentarlo. Allora, perfetto, padre. Sì. Cominciamo a pregare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. L'anima mia magnifica il Signore. E mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. E ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Grazie Maria. Allora ti raccomando, tutta la grande famiglia di Radio Maria, a tutti i nostri ascoltatori, specialmente i malati, e intercedi per tutti noi che ne abbiamo bisogno. Con tutto cuore, uniti nella preghiera, e siete sempre nella mia preghiera. Qua un bacio vi mando da Medjugorje e preghiamo insieme. Primo per la pace, come la Madonna chiede, con le preghiere e con sacrifici, poi per le nostre cuori, per le nostre famiglie, soprattutto preghiamo per ammalati. Vi mando un bacio grande da Medjugorje e chiediamo la benedizione, Padre Livio. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Grazie di cuore Maria e buon proseguimento fino al prossimo mese. Alla prossima. Uniti nella preghiera, un bacio da Medjugorje a tutti. Grazie Maria. Bene carissimi, allora rileggiamo il messaggio perché è veramente un messaggio molto denso. Lo rileggiamo e poi cerchiamo di capirlo, cerchiamo di capire cosa la Madonna ci chiede e cerchiamo di farlo perché, come avete sentito, la Madonna pone grande fiducia in noi e dice siamo la sua speranza. Allora, cari figli, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Perciò pregate e nelle vostre giornate fate sacrifici con il digiuno e la penitenza perché Dio vi doni la pace. Il futuro è al bivio perché l'uomo moderno non vuole Dio, perciò l'umanità va verso la perdizione. Voi figlioli siete la mia speranza. Pregate con me affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima e qui. Pregate e testimoniate la pace nel vostro ambiente e siate uomini di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Come vedete, cari amici, questo messaggio è da una parte è un ammonimento drammatico, dall'altro un appello accorato, uno di quei messaggi che rimangono nella storia dei messaggi di Medjugorje, paragonabili a quelli che la Madonna ha fatto nel 1991, ma anche nei passaggi più pericolosi di questi 40 anni, ed è la seconda volta, come già avvenne nell'agosto del 1991, che la Madonna nomina Fatima, dicendo appunto che è qui per realizzare ciò che è iniziato a Fatima. Ma adesso, siccome è un messaggio molto denso, molto importante, leggiamolo riga per riga, per vedere che cosa c'è di importante, di nuovo anche, e qual è lo sguardo della Madonna sulla realtà attuale, perché noi vediamo la guerra, ma la Madonna vede molto di più, è qualcosa ancora di più grave, perché la parola perdizione evoca la perdizione eterna, e cerchiamo anche di vedere cosa la Madonna ci chiede, perché è chiaro che quello che si sta chiedendo è esattamente quello che ci chiese nel 1991 a gennaio e poi nel 1991 ottobre, quando appunto, come sapete, il crollo dell'Unione Sovietica poteva essere una catastrofe per tutti. Allora la Madonna dice pregate con me, già questa espressione, quando la Madonna dice pregate con me, l'ha detto in diverse occasioni, ogni volta erano situazioni allarmanti, di allerta, come quando iniziò l'invasione della Russia in Ucraina. Vi ricordate quel messaggio del 25 febbraio, ma dove dice proprio così, e pregate con me, preghiamo insieme con la Madonna. E anzi, la Madonna viene qui in mezzo a noi, con le apparizioni quotidiane ancora con le veggenti, per pregare. Cioè, la Madonna viene soprattutto per pregare. Appena arriva, si comincia a pregare, lei prega e chiede intenzioni di preghiera e chiede la preghiera. Quindi, preghiamo con lei per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori delle nazioni. Qui è la prima volta che la Madonna, invece di dire nelle famiglie, dice nelle nazioni, cioè ovviamente il mondo come ce ne accorgiamo anche noi, proprio le nazioni sono in guerra, si sta creando una linea di separazione come era nel tempo della guerra fredda, anzi molto peggiore di allora, e quindi nascono i nazionalismi.
c'è una corsa agli armamenti con le spese che abbiamo anche quantificato in questi giorni, e soprattutto con l'aspirazione di tanti ad avere armi nucleari. Quindi, però al di là di tutto questo, c'è al di là proprio di questo che è visibile, c'è nel cuore l'odio. Madonna, in alcuni messaggi ha detto anche la superbia, l'arroganza, che crea la competizione, crea i nazionalismi, e quindi il mondo è in pericolo. Allora qui, di fronte a questa situazione, la Madonna ci chiede una preghiera totale. Lo fece già nel messaggio del 25 luglio del 1991, le ricordate quando ha detto: arriveranno le prove e voi non sarete pronti, regnerà il peccato, ma se siete mai vincerete. Poi alla fine del messaggio dice: pregate giorno e notte. Ecco, qui c'è qualcosa del genere, pregare giorno e notte, ma nel medesimo tempo riporta le parole che disse nei momenti più drammatici di questi 40 anni, appunto. Uno di questi fu proprio il 1991, cioè, oltre alla preghiera, chiede che la giornata, tutta la giornata, sia impegnata nella preghiera di sacrifici, col digiuno e con la penitenza, per ottenere il dono della pace. Allora, per quanto riguarda la preghiera, lo sappiamo, la preghiera che la Madonna ci chiede è il rosario completo ogni giorno. Prima ci chiese una corona del rosario, poi ce ne chiese tre, e comunque quando ci disse di pregare giorno e notte, sappiamo che voleva appunto alludere a questo, cioè specialmente le persone che possono farlo. Comunque è assolutamente lungo le 24 ore della giornata, ed è talmente tanto il tempo che noi perdiamo in stupidaggini, chiacchiere inutili, di futilità davanti alla televisione, insomma, il tempo che impieghiamo per ammazzare il tempo, se noi lo impiegassimo nella preghiera, all'inizio magari ci può sembrare un po' difficile, ma poi si crea come una musica interiore, si crea come un legame fra noi e la preghiera. Se metti il rosario, tutte e quattro le corone ti presentano tutta la vita di Gesù, ed è un camminare con Gesù tutta la giornata, una cosa meravigliosa. E quindi è talmente l'emergenza del mondo, è talmente ci siamo, come dirà, vedremo più avanti, sull'oro dell'abisso. E quindi dobbiamo, voi immaginate di essere nel tempo di guerra, su di bombardamenti, cosa fate? Adesso siamo, non si vede ancora quello che potrebbe accadere, cari amici, ma noi, la Madonna ce lo dice, ce lo anticipa, quando ci dice che Satana vuole la guerra e l'odio, perché noi possiamo con la preghiera evitarlo. La Madonna può evitarlo, la Madonna può mettere Satana a perdere quando vuole, ma lo vuole fare con il nostro contributo, ma questo è il metodo di Dio nell'opera della redenzione, cioè ci redime ma con noi, col nostro aiuto, con la nostra collaborazione, perciò che di sacrifici. Quindi i sacrifici sono, una volta dicevamo Fioretti, i sacrifici sono moltissimi, uno dei sacrifici più difficili da praticare, ma più utili, sarebbe quello della lingua, e di non parlare in vano, di non parlare male di nessuno, di non parlare sporco, di non diffamare. Questo è un sacrificio che dovrebbe impegnarci per tutta la Quaresima. Il digiuno, cari amici, lo sapete, il digiuno a pane e acqua, il mercoledì e venerdì, dovremmo riprenderlo. So che tanti lo fanno già, altri non riescono a farlo, però giustamente so che delle persone, come la Madonna ha insegnato anche i bambini di Fatima, rinunciano a delle cose. La Madonna stessa ha detto: se proprio non riuscite a digiunare pane e acqua il mercoledì e venerdì, potete rinunciare a qualcosa che vi piace, oppure anche altre cose. E ha fatto anche l'esempio del fumo, per esempio, o dell'alcol, o di cose che sono addirittura dannose per la salute. E la penitenza è un atteggiamento di conversione, cioè mettersi davanti al crocifisso, in ginocchio, chiedere perdono per i propri peccati e iniziare una vita nuova. E come se la Madonna ci avesse dato anche un programma quaresimale, tutto orientato al nostro rinnovamento e orientato a combattere Satana, che vuole la guerra e vuole l'odio. Adesso viene poi
l'espressione, diciamo così, le parole più, proprio nel cuore del messaggio, vengono le parole più allarmanti. E comunque non possiamo che ringraziare la Madonna perché ci dice come sta la, come stanno le cose. Cioè la Madonna dal cielo vede quello che noi vediamo, la Madonna vede la situazione spirituale del mondo d'oggi. E la Madonna giustamente non è grande questa frase qui, così come è concepita, è la prima volta che lo dice. Anche la parola moderna è la prima volta, perché altre volte ho usato tre volte la parola modernismo, che comunque gli assomiglia molto. Cioè la Madonna cosa vede? Vede che abbiamo rifiutato la fede e la croce, vede che non ne vogliamo più sapere di Dio, vogliamo così un mondo nuovo senza Dio, vogliamo essere noi al posto di Dio. Questo ce lo dice da parecchi anni, ma adesso in qualche modo ha, come dire, ha svelato l'ipocrisia di una appartenenza cristiana di facciata, quando in realtà noi già viviamo senza Dio e moriamo senza Dio, perché questa è la verità. Come la Madonna ha detto, molti oggi credono, pensano che con la morte finisce tutto. Quando dice all'inizio dell'apparizione il peccato del mondo d'oggi è che non prende Dio in nessuna considerazione, non gli importa Dio. Ma questo noi lo vediamo, cioè oggi alla società non importa Dio, ma tu leggi il primo giornale e vedi se nomina il nome di Dio, se lo nomina il nome in vano, non esiste, non c'è, non se ne parla, non si può parlare di Dio oggi. Cioè se tu oggi parli di Dio, ti pigliano per uno che viene dal pianeta Marte o da un altro pianeta, cioè chi è questo qua che parla di Dio? Ti guardano con commiserazione. E io oserei dire che non solo non vuole Dio, sì, in generale l'uomo moderno dice che con Dio si vive meglio, ne vuol fare a meno di Dio, ma però c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più, c'è il disprezzo di Dio. C'è il disprezzo di Dio, c'è il disprezzo di chi crede in Dio e c'è l'odio contro Dio. Come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica quando commette il peccato originale? Dice appunto che Adamo ed Eva hanno disprezzato Dio. Oggi noi ripetiamo la medesima cosa, disprezziamo Cristo. Anzi, addirittura ho sentito in questi giorni, hanno decretato i papaveri di questo mondo che Gesù Cristo è mai esistito, non si deve più parlare, cioè non ne voglio più sapere, non solo di Dio ma neanche di Cristo né della religione. Conseguenza, l'umanità va verso la perdizione. Allora, questa espressione, propast, è stata data molto giustamente, a mio parere, come perdizione, perché qui, ovviamente, siccome la Madonna ha detto che l'uomo non vuole Dio, quindi se l'uomo non vuole Dio, evidentemente non esiste il vuoto. L'uomo è sempre abitato, o è abitato da Dio o è abitato da Satana. Satana abita in noi mediante il peccato, mediante l'incredulità, mediante l'odio, mediante il male. E abita in noi, quindi se l'uomo espelle Dio dal suo cuore, dalla sua vita, subentra il principe di questo mondo, il quale per prima cosa fa sua la tua anima e così scardina i cuori uno ad uno, come ha detto la Madonna in un messaggio di 2 anni fa, scardina i cuori uno ad uno con l'odio, ne prende il possesso. Prendi possesso del cuore, della volontà, della mente, della psiche, succhia l'anima. Satana succhia l'anima e fa degli uomini, ne fa dei pupazzi, vuoti, e così sono pronti per essere spinti nell'abisso. La parola qui in croato, propast, che a mio parere giustamente è stata tradotta perdizione, perché sta a indicare proprio la perdizione prima di tutto dell'anima, ma poi anche del corpo, evidentemente, perché poi la sorte del corpo è quello di seguire l'anima alla fine. Significa proprio, significa baratro, abisso, precipizio. Allora,
La Madonna, quando è venuta a Medjugorje, ci ha detto che l'umanità cammina sulla ruota del precipizio. La medesima cosa l'ha detta anche a Kimeko. Adesso ci dice che, appunto, stiamo correndo verso il precipizio. Verso che precipizio, che è l'abisso senza fondo, cioè è l'inferno eterno. Cioè l'umanità va verso la sua autodistruzione e verso l'inferno eterno. Questo vuol dire propast. Però la Madonna non può fermarsi qua. Ogni volta che ci descrive la realtà del mondo sotto la dittatura del maligno, poi si rivolge a noi. E stavolta si rivolge a noi con una espressione che non ci può non riempire di gioia. Di gioia e anche di voglia di fare, perché lei ci dice: voi siete la mia speranza. Voi pensate, se la Madonna vi dicesse, uno di voi, a uno di noi, ci dicesse: tu sei la mia speranza, tu sei la mia gioia. Cioè, uno che sente dirsi queste cose dice: faccio tutto quello che è possibile per esserlo veramente. Cari amici, così noi adesso, sentendo dire voi siete la mia speranza, allora noi cosa facciamo? Noi preghiamo nelle nostre giornate, facciamo sacrifici con il digiuno, la penitenza, e insomma preghiamo giorno e notte, siamo i testimoni della pace, siamo apostoli di Maria. Cioè voi figlioli, voi che avete risposto alla chiamata, voi che siete i miei apostoli, sappiate che voi siete la mia speranza, perché alla fine questa umanità non precipiti nell'abisso senza speranza. E poi, cari amici, il legame con Fatima, perché c'è un solo legame, perché è chiaro che la Madonna Fatima ha fatto storia nominando anche delle nazioni concrete che erano protagoniste del male e anche che venivano distrutte, eccetera, eccetera. Quindi, cari amici, quando la Madonna fa riferimento a Fatima, fa riferimento a qualcosa di concreto, che da allora questa minaccia che è iniziata a Fatima, questa minaccia che è iniziata allora, che porta l'ateismo e la guerra in tutto il mondo, questa minaccia è una minaccia incombente, che ancora incombe. Per cui la Madonna nel 1991 ha detto che era venuta, ha detto nell'agosto 1991, vi leggo esattamente cosa ha detto. Dunque, Satana è forte, ha detto nell'agosto 1991, intanto che a Mosca c'era colpo di Stato, era stato arrestato Gorbaciov, l'esercito stava per prendere in mano il potere. Però di queste cose ne abbiamo già parlato e ne parleremo in altri momenti. Ma allora la Madonna disse nell'agosto 1991, perciò vi invito, cari figli, a pregare e a digiunare ancora più intensamente, vi invito a qualche rinuncia per la durata di 9 giorni, qui 9 giorni di rinunce, affinché con vostro aiuto si realizzi tutto ciò che voglio realizzare secondo i segreti iniziati a Fatima. Poi andando avanti disse: vi invito a comprendere l'importanza della mia venuta e la serietà della situazione. Quando Madonna dice serietà della situazione, vuol dire che il pericolo, la massima allerta di pericolo, qui ovviamente c'era anche di mezzo la distruzione del mondo. Poi ha detto quello che a lei sta a cuore, che deve essere anche quello che sta a cuore a noi: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto quello che ho cominciato a Fatima si realizzi completamente. Quindi, cari amici, un piano unico da Medjugorje a Fatima. E infine la Madonna, dopo averci personalmente detto che vuole, desidera la nostra preghiera, le nostre giornate piene di sacrifici, di digiuni, di penitenza, la Madonna ci dice di essere testimoni della pace del nostro ambiente. Ovviamente l'ambiente è la famiglia, l'ambiente è l'ambiente del lavoro, l'ambiente è la società. Testimoniare la pace, essendo uomini di pace. Ma quando la Madonna parla di pace, voi sapete che la parola pace nel cuore della Madonna ha un significato prima verticale, cioè pace con Dio, e poi orizzontale.
Cioè noi diamo agli uomini la pace che Dio dà a noi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Vi metto un messaggio, cari amici, che ci deve, come dire, spronare. Spronare alla preghiera e al digiuno. Guardate che veramente con la preghiera e il digiuno, le penitenze, i sacrifici, con la bontà, con l'umiltà, con la generosità, con la carità, cambiamo il mondo e noi diventiamo strumenti di Dio e siamo felici di esserlo. E la nostra vita acquista un significato, acquista un valore, diventa, come dire, una vita meravigliosa già su questa terra, perché contribuisce al piano di Dio, che è il piano della gioia, il piano dell'eternità, dell'immortalità, che al quale lui vuole, la Madonna vuole portare tutte le anime, insomma. Cioè la Madonna non può perdere neanche un'anima. Una volta ha detto, voglio salvare tutte le anime e portarle a Dio. Questo ci deve spronare, questo messaggio. Ma noi lo seguiremo tutto il mese, proprio perché dobbiamo diventare, anche come famiglia di Radio Maria, dobbiamo essere, la Madonna deve guardare a tutti noi come la sua speranza, la schiera dei suoi apostoli. Ho detto non ci siamo solo noi, ma intanto noi vogliamo esserlo, la sua speranza. Concludiamo leggendo il messaggio ancora una volta, cari amici, cari figli, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Perciò pregate e nelle vostre giornate fate sacrifici con il digiuno e la penitenza, perché Dio vi doni la pace. Il futuro è al bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio, perciò l'umanità va verso la perdizione. Voi figlioli siete la mia speranza, pregate con me affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima e qui. Quindi ha ripreso la Madonna Medjugorje quel piano che aveva iniziato a Fatima. Pregate e testimoniate la pace nel vostro ambiente. Mi pare che la prima volta che usi questa parola ambiente, e siate uomini di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata, cari amici, non possiamo che essere grati alla Madonna per questa sua presenza, per i messaggi che ci rivolge, per scendere ogni giorno dal cielo sulla terra. E ringraziamo la Madonna perché ci sveglia i piani di Satana, ci sveglia la vera situazione spirituale. Noi non abbiamo bisogno di giornali per sapere come vanno le cose. Lei ci svela, diciamo così, la malattia, che è una malattia spirituale che fosse mai così grande ha avuto l'umanità, e ci dice quali sono i rimedi. Sono, come abbiamo sentito, la preghiera, i sacrifici, il digiuno, la penitenza. Allora, facciamo un piccolo programmino, così da arrivare a fine febbraio pronti per iniziare il cammino quaresimale. Abbiamo già dato la benedizione, cari amici, quindi un caro saluto a tutti. Dio vi benedica, Regina della Pace, prega per noi.